Valle, che è poi la città dove è nato il progetto, e quindi di conseguenza oggi ci ritroviamo qui nel luogo dove poi sono cresciuto. È stato molto importante, c'era un bel po' di gente, mi ha fatto piacere. Abbiamo cercato di parlare anche con i giovani di Guardavalle di quello che può rappresentare il messaggio dei giovani per una vita migliore, quindi per la crescita nella legalità, e quindi di conseguenza si sono esibiti quelli che sono i guardavagliotti, se così possiamo dire, che hanno dato l'ausilio attraverso la musica e le parole ad uno stile di vita sano. Alla legalità attraverso quella che può essere considerata una forma di prevenzione al bullismo. Oggi siamo stati qui a Guardavalle, poi lunedì saremo a Badolato e martedì a Soverato all'Istituto Tecnico Commerciale Calabretta.